Scusate ragazzi, sono un po' distratto perché adesso Patrizio, il regista di questa trasmissione, mi dice pure le cose che devo fare e che non devo fare. Però in effetti eravamo rimasti lì con la voglia di carbonara, ma rimanete con la voglia di carbonara. Vabbè, mo però come faccio? Patrizio non vuole questo intervento, diciamolo. No, diciamolo, beh, però contrario. Io lo faccio lo stesso. Fallo uguale. Questa rubrica si chiama Cose inutili da fare nella vita. È nuova, una rubrica nuova. No, già l'ho fatta, però. Però non se n'è accorto nessuno. Compresi noi, che siamo in questo studio. I famosi rimastini. Allora vai. Non si butta niente. Noi siamo contro lo spreco artistico oltre che alimentare. Bravo Daniele. Allora i miei follower, gli ascoltatori mi hanno scritto delle cose che secondo loro non dovete fare perché sono inutili, tanto poi vanno sprecate. Sì. Ad esempio Irene ci scrive: è inutile farsi la manicure alle mani e le unghie se dopo devi andare a casa e devi pulire e lavare i carciofi. Perché i carciofi ti lasciano il nero. Lei dice neanche non si possono usare i guanti perché altrimenti non fai un lavoro preciso. Però ti do il rimedio della nonna. Mia nonna per togliere il nero dei carciofi ci buttava sopra il limone, se li sprecava col limone, sperando che tu non abbia delle piccole ferite, sennò sai disinfetta. E poi il limone lo metti nella ciotola insieme ai carciofi perché non li fa diventare neri, quindi c'è il riutilizzo del limone. Bravo. Te se aprono le maniche, vai in giro praticamente. Però, sembri profumalo. Alberto ci scrive: è inutile lavare la macchina se poi la parcheggi, soprattutto in questo periodo. Sotto gli alberi ci sono gli stormi. A Roma è una roba, regà. Non so se siete passati sul Lungotevere ultimamente, ma prima che arrivi allo storno, da cosa lo senti? Dall'odore d'ammoniaca. Senti un odore di ammoniaca fortissimo, soprattutto in scooter. E state attenti perché si scivola. Oggi voglio dare solo consigli. Bravo. Nicola ci scrive: inutile perdere tempo prima di togliere la chiavetta USB e fare il coso. Togli il dispositivo di mano. È inutile, raga. Toglietela e basta. Si rompe, che te frega. Ma che succede? Basta che non hai qualche file aperto dentro la chiavetta. Però quello là non devi più fare, non si fa più. Su Windows alcuni sono quelli che si chiamano. Non succede niente, dai. Che puoi tirare via. Alcune sì, altre no. Può esplodere il palazzo. Si rovinano magari i dati. Ale ci scrive che è inutile prendere la patente della moto se poi non hai i soldi per comprarti la moto. Vabbè, intanto. Io ad esempio ho fatto un errore grandissimo, ho preso la patente solamente quella, cioè per lo scooter. Io non posso portare la moto. No, facevi tutto insieme, una cosetta in più. Per pigrizia l'ho fatto. Ma sta la cilindrata. Costava uguale. Non lo so, sono pure capace a portarla. Poi c'avevo anche la Vespa, non so perché l'ho fatto. Così. Ma perché da tanto? Era solo da mettere una X in più. Forse perché Roberta ci scrive che è inutile fare il cambio di stagione dell'armadio se durante l'inverno lo sai che hai preso 6 kg, raga. È vero. Lascialo là, magari fallo per il prossimo anno, compri tutto l'armadio nuovo. Marco ci scrive che è inutile pulire a fondo tutta casa prima che hai degli ospiti. Per cortesia, è come se te cambi le mutande prima di andare a fare palestra, capito? Cioè, cambiatele dopo, cioè. Danilo. È la stessa cosa. Danilo. No. Ma non ti cambi le mutande per andare in palestra, Danilo. Prima, cambi dopo. Fai palestra e poi dopo cioè, gli fa fare 2-3 giri. Meno male che non andiamo in palestra insieme. Ecco perché non mi volete mai in palestra. Ma che strano. Ma il motivo in più adesso, guarda. Perché Danilo non metti i pantaloncini, stai in mutande. Ma a proposito di mutande, Giuseppe ci fa la piegatura. È inutile farsi il bidet prima della doccia, ragazzi. È inutile. Dipende cosa hai fatto. Appunto, dopo che hai fatto il bisogno grosso e te li fa la doccia, te fai direttamente la doccia. Io non sprechi l'acqua. Io no. Non va sprecata l'acqua. E buona colazione a tutti. Adesso parliamo di carbonara. Nel frattempo mettiamo il disco dedicato alla carbonara. Loro erano tedeschi. Spliff è il nome del gruppo, carbonara è il nome del pezzo. Io voglio viaggiare in